Salve, buonasera. Allora, io sono Nicola Sorrentino e presento un progetto europeo che ha visto coinvolta l'Università della Calabria e numerosi partner europei, nonché anche l'Università di Singapore, che ha avuto come tema lo sviluppo delle competenze nell'ambito della gestione e della progettazione della smart grid. Il progetto si è chiuso lo scorso febbraio, ha avuto un grosso successo da parte della Commissione europea con anche degli apprezzamenti sulle attività svolte e dei risultati conseguiti. In particolare siamo stati in grado di creare una rete tra centri di ricerca europei ed, come già detto, anche fuori dall'Europa, quindi con Singapore, e delle aziende europee che si occupano delle smart grid, ovvero delle reti intelligenti che sono in grado di controllare le reti elettriche in modo tale da far aumentare il grado di utilizzo delle fonti rinnovabili e quindi la riduzione delle emissioni di CO2. L'esperienza che abbiamo condotto ha permesso a diversi giovani calabresi di passare dei periodi all'estero ed in particolare in aziende, no? E centri di ricerca privati dell'Inghilterra ed lituani. Di particolare pregio la collaborazione che abbiamo avuto con l'azienda lituana che si occupa di sviluppo degli smart meter, che sono quei dispositivi che consentono di monitorare il comportamento intelligente da parte degli utenti, quindi consentono di fatti una loro interazione più attiva con il sistema elettrico, che ha consentito anche lo sviluppo e il rafforzamento di alcuni prodotti che sono stati sviluppati dai laboratori dell'Università della Calabria, in particolare del laboratorio del energie, sistemi elettrici ed energie rinnovabili del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale.